Sono tanti i dubbi che ruotano intorno alla prostata. Con il video di oggi cercheremo di capire tutti i segreti di questa ghiandola che può essere fonte di piacere ma anche di dolore. Bene, siamo pronti? Per spiegarvi meglio ed essere più chiara possibile circa l'anatomia della prostata, mi avvalgo dell'aiuto di una castagna. Non solo perché è autunno e piace un po' a tutti, ma perché effettivamente la prostata ha una forma e una dimensione molto simile alla castagna. Infatti ha una forma piramidale con la base posta verso l'alto e l'apice inferiormente. Sono inoltre importanti i rapporti che essa ha con gli altri organi. È posta inferiormente rispetto alla vescica e anteriormente rispetto al retto. Inoltre è attraversata dall'uretra, che non è altro che quel tubicino che permette di veicolare l'urina dalla vescica verso l'esterno. Bene, quindi abbiamo un po' le coordinate generali per localizzarla, ma che funzione ha la prostata? Essa è coinvolta nella produzione del liquido spermatico, quindi ha un'azione favorente l'attività riproduttiva e perciò capiamo bene quanto sia importante mantenerla in salute. La prostata può essere colpita infatti da varie patologie, tra cui per esempio le prostatiti, che non sono altro che infiammazioni della ghiandola, l'ipertrofia prostatica benigna, che non è altro che un ingrossamento della ghiandola, e il carcinoma prostatico. Quest'ultimo è la patologia più temibile che può andare a colpire la ghiandola prostatica, infatti è il tumore con maggiore incidenza nel sesso maschile e soltanto terzo per mortalità. Perché è importante parlare di tumore prostatico? Perché insistiamo così tanto? Perché spesso questo tumore è asintomatico nello stadio iniziale. Quindi l'unico modo per fare una diagnosi precoce è eseguire regolari controlli dall'urologo. Ecco perché è consigliato negli uomini sopra i 45 anni o 40 anni, in caso di familiarità, di eseguire almeno un controllo all'anno. In questi controlli viene eseguita l'esplorazione digitorettale, infatti abbiamo detto prima il rapporto importante tra la prostata ed il retto, e un semplice esame del sangue, in cui si va a valutare il valore del PSA, ovvero l'antigene prostatico specifico, una proteina che viene secreta dalla ghiandola prostatica. Questo tumore diventa sintomatico quando purtroppo ha già raggiunto delle dimensioni molto importanti ed i sintomi sono urinari, come per esempio il bisogno di urinare frequentemente, l'urgenza di urinare, il dolore durante l'atto della menstruazione o la presenza di sangue nelle urine e nello sperma. Ecco perché noi ci teniamo tanto a sottolinearvi l'importanza di regolare i controlli, perché soltanto in questo modo possiamo eseguire una diagnosi precoce e tempestiva. Ma ora occupiamoci dei fattori di rischio che vanno a compromettere la salute della nostra prostata. Questi sono principalmente tre, ovvero l'età. Purtroppo l'invecchiamento è un fattore di rischio principale, la familiarità, quindi avere un familiare già con questa patologia non fa altro che aumentarne la probabilità di sviluppo, e fattori ambientali, quali per esempio il fumo, l'obesità, quindi una cattiva alimentazione e la sedentarietà. Si è visto infatti che negli uomini che hanno una vita sedentaria, i livelli del PSA, l'antigene prostatico specifico che abbiamo nominato poco fa, tendono ad aumentare. Ora, per concludere, abbiamo capito più o meno come è fatta la prostata, come localizzarla e soprattutto i fattori di rischio da prevenire per mantenerla in salute. Per risvegliare un po' la vostra attenzione, voglio nominarvi un ulteriore fattore protettivo nei confronti delle patologie che possono andare a colpire la prostata: il sesso. Abbiamo già parlato dei benefici del sesso in un altro video. Qui volevamo ulteriormente specificarvi il suo ruolo protettivo nei confronti del tumore prostatico. Questo perché l'emissione frequente di liquido spermatico permette di mantenere puliti i dotti eiaculatori e mantenere elastica la muscolatura della ghiandola prostatica.